Questo progetto nasce per questo Natale, Natale 2018. L'idea è quella di utilizzare il testo di Vincenzo Padula, questo poemetto dialettale proprio dal titolo La notte di Natale, per raccontare le vicende della notte di Natale, appunto della notte più importante dell'anno, e con la collaborazione naturalmente della compagnia teatrale Teatro Proscenium, con la quale abbiamo appunto deciso di raccontare, di mettere in scena questo poemetto, di narrare e di integrare il racconto, i versi con brani musicali appartenenti sempre alla tradizione natalizia del sud Italia, fra Calabria e Campania. Sì. Guarda, lo dico proprio in sede di presentazione. Attraverso, diciamo, questa mancanza di generosità, di accoglienza, si fa venir fuori proprio l'importanza invece di ciò, cioè il messaggio, dico io, il messaggio più profondo del cristianesimo, cioè l'amore per il prossimo, l'accoglienza, la generosità, l'ospitalità, la si capisce l'importanza di tutto ciò quando non c'è. E lui questo fa, cioè nessuno offre riparo a quelle due persone in cammino. Anche nel poemetto sono persone in difficoltà, infreddolite, vestite malamente, che non conoscono la strada, che sbagliano strada, che cadono, che chiedono riparo e non lo ottengono, anzi vengono scacciate, bistrattate. Ecco, questo discorso, diciamo, ha chiaramente una ricaduta ancora oggi, perché ancora una volta si sottolinea questa l'importanza e il valore dell'accoglienza, dell'amore, diciamo, umanamente inteso. Questo poemetto offre degli spunti interessanti sia in chiave religiosa sia in chiave antropologica. Ti faccio un esempio che faccio anche sempre in sede di presentazione. Padula sceglie di far nascere il Messia, il Salvatore, l'uomo che verrà a stravolgere il mondo, non in un palazzo, nemmeno in una grotta, ma sceglie di farlo nascere in una casella di Gualano, cioè in una baracca di un bifolco, l'ultimo dei pastori. E da quella marginalità, da quella povertà, che pure c'è ma non si vede, che lui decide di far partire e di far nascere appunto quindi questa nuova visione del mondo che Gesù veicolerà. Ecco, questo è un dato naturalmente anche religioso, per cui l'importanza del messaggio cristiano, della povertà, della carità, ma anche antropologico, perché la casella di Gualano, da quelle popolazioni che non conoscevano il latino, che non avevano studiato, ma che erano sempre figli di Dio, era conosciuta, era prossima, era un luogo che loro riconoscevano come vicino, e se è da quella vicinanza che nasce un Dio, il Dio sta con loro. Questo è il messaggio grandissimo di Padula, questo stratagemma, quest'opera è importante da questo punto di vista. Non dimentichiamoci che Padula era un prelato, aveva studiato al seminario, è diventato prete, e quindi comunque aveva una visione e una voglia di portare il messaggio cristiano, ma era vicino alle classi subalterne e in questo modo, diciamo, ha chiuso un po' il cerchio. Ecco. La musica nel progetto di questo spettacolo è parte integrante, ma naturalmente è arrivata dopo, perché la base è sicuramente il testo, il poemetto. Però il testo e il poemetto è fatto in maniera tale da, come dire, richiamare automaticamente, meccanicamente, diciamo, in maniera naturale, ecco, la presenza di alcuni brani musicali, alcuni momenti musicali. I momenti musicali, se il tema è quello della natività ed è espresso in dialetto, non possono che essere facente parte della tradizione musicale del sud Italia e inerente al periodo natalizio. Insomma, chiaramente è un discorso organico, per cui la voglia è quella di non tanto di, diciamo, allontanarsi dalla piazza per definizione o per partito preso, la voglia è quella di portare un testo, di avere la possibilità di narrare attraverso le opere di uno scrittore del territorio, uno scrittore calabrese. Non dimentichiamoci che Padula per la Calabria ha scritto anche altre opere importanti,
se noi sappiamo e conosciamo elementi di storia, di descrizione di ceti sociali, di classi sociali degli anni dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, lo sappiamo e abbiamo notizie di ciò anche grazie all'opera di questo autore. Quindi la voglia è quella di portare la testimonianza, di diffondere l'opera dello scrittore, di farla attraverso una sua appunto opera che si lega al periodo di Natale, che rimanda a una serie di riflessioni, di emozioni, appunto parlavamo prima dell'accoglienza, della generosità, dell'amore per il prossimo, e anche grazie alla musica, questo chiaramente. Ma in vernacolo, perché il poemetto nasce come poemetto dialettale. Padula scelse di raccontare gli avvenimenti della notte di Natale, la nascita del Messia, del Salvatore, in dialetto, proprio per avvicinare il messaggio cristiano a quelle popolazioni, alle popolazioni del tempo, ai contadini, ai pastori, alle classi subalterne di cui Padula si era tanto occupato. E questo da parte nostra è, come dire, è stata secondo noi un'operazione importante, bellissima, e noi dopo 150 anni e più cerchiamo di riportare quelle parole che sono validissime ed attuali ancora oggi, sia per diffondere la figura di Padula e sia perché appunto hanno le caratteristiche per diventare una narrazione musicale, per non dire insomma uno spettacolo, ecco.